carissimi, abbiamo ancora nel cuore, negli occhi, la grande emozione vissuta ieri da tanta parte della nostra comunità, quindi eravamo sicuramente più di 100 persone di Montemuro, ma tanti altri poi mi hanno confermato che hanno seguito via etere la funzione, che è stata veramente molto emozionante ed è stata bella in sé, perché un giovane della nostra comunità, un giovane di questo mondo tanto difficile, in cui i giovani nelle parrocchie sono diventati una rarità oramai, ecco, un giovane ha detto il suo sì a Cristo per una consacrazione piena. Ieri abbiamo celebrato questa importante funzione nella festa di San Lorenzo, oggi invece la festa di Santa Chiara. Santa Chiara d'Assisi è naturalmente l'iniziatrice del secondo ordine francescano. E nella prima lettura di oggi, letta proprio da Frate Antonio Francescano, abbiamo ascoltato come il profeta comunica con il suo popolo non solo con le parole, ma anche e soprattutto con i gesti. Infatti, se noi leggiamo i libri dei profeti nella Bibbia, ci accorgiamo delle volte che compiono dei gesti strani, sembrano quasi delle persone pazze, diciamo così, è perché addirittura loro dicono che questi gesti apparentemente strani che compiono, li compiono per ordine di Dio. Questo perché il profeta è trasparenza della volontà di Dio e parola di Dio non solo per ciò che dice, ma anche per i gesti che compie. Per esempio, abbiamo ascoltato come il profeta Ezechiele che cosa fa? Mentre c'era la pace nella Giudea, ancora non era arrivata la guerra e non era arrivato l'esilio, lui si fa un fagotto per emigrare, da esule, fa addirittura un buco nelle mura della città, c'erano le porte per passare e c'era possibilità perché c'era pace. Perché questo? Per profetizzare che la città sarebbe stata distrutta. Allora si comunica anche con i gesti, forse innanzitutto con i gesti e con la vita. Sant'Antonio di Padova poi dirà: tacciano le parole, vi prego, parli la vita. Ma per dire che cosa? Che una volta Padre San Francesco chiese a un frate, dice: andiamo a predicare. E allora questo frate si mise vicino a San Francesco, girarono Assisi e tutti ammiravano San Francesco, passava la sua parola di santità, ma San Francesco non disse una parola. E allora dice, tornando al convento, dice: padre, ma dovevamo predicare? Abbiamo già predicato. Solo la nostra presenza, il nostro giro, è già stata una predica. E probabilmente fu una predica di questo tipo che dovette catturare l'animo sensibile di Santa Chiara. Ecco, Santa Chiara nacque nel 1194, apparteneva a una famiglia importante di Assisi, di allora, ed era compaesana di San Francesco. Vedete come Dio benedice delle volte dei luoghi, delle città. Il carisma francescano, Dio l'ha donato a tutto il mondo, ma in un luogo preciso, ad Assisi. E a un certo punto, non sappiamo tanto della sua infanzia, ma sappiamo che nella Domenica delle Palme del 1212, quando lei aveva circa 18 anni, fa questa consacrazione nelle mani di San Francesco. Ed inizia così il secondo ordine francescano, quindi c'è il primo ordine francescano che è quello maschile, di cui fa parte frate Antonio.
e tutti i francescani, le loro varie famiglie, quelli conventuali, minori, cappuccini e tante altre famiglie. Poi c'è il secondo ordine francescano, sarebbero le Clarisse, che hanno anch'esse tre rami, ci sono le Urbaniane, le Clarisse minoritiche vere e proprie, e poi ci sono le Clarisse cappuccine, però anche se sono cappuccini non hanno la barba, ecco le Clarisse cappuccine, che i cappuccini sapete che portano la barba, la battuta, forse cattivo gusto. In ogni modo, ecco, poi c'è il terzo ordine francescano, che adesso, di cui faccio parte pure io, non lo chiamano più terzo ordine francescano, lo chiamano ordine francescano secolare, e hanno cercato di unire, perché prima c'era uno dei cappuccini, uno dei minori e uno dei conventuali, adesso vogliono fare un unico. In ogni modo, ecco che cosa sappiamo poi di Santa Chiara. La famiglia in un primo tempo si oppose, poi però sia una sorella di nome Agnese, sia la madre, che si chiamava Ortolana, entrarono nella sua sororità, fraternità, si può dire anche sororità, e si misero a vivere a San Damiano, che è un luogo conosciutissimo, anche di Assisi, uno dei luoghi più suggestivi di Assisi. E poi anche un'altra amica di nome Beatrice le raggiunse. Comunque questa famiglia delle povere dame di San Damiano, delle poverelle, si diffuse tanto anche velocemente come il ramo maschile. E Santa Chiara, pensate, sopravvisse a San Francesco per 27 anni. Per cui al di là, ecco, del fatto che lei condivise il carisma con San Francesco, ma fu anche un importante testimone del poverello d'Assisi, che forse è una delle personalità nella santità della Chiesa più importanti della sua storia. E non solo, ma era una donna forte di carattere. Infatti quando ci fu un'incursione dei musulmani, lei li respinse con il Santissimo Sacramento, e di solito così è rappresentata. Poi anche patrona, mi pare, dei registi del cinema. Perché questo? Perché quando San Francesco, permettetemi il termine, inventò il presepe a Greccio, lei non poteva uscire dalla clausura, perché allora la clausura era la clausura veramente. E quando vedo delle volte delle monache di clausura col cellulare, mi metto un po' con le mani nei capelli, però allora la clausura era clausura veramente, quindi non potevano uscire. E il Signore concesse a Santa Chiara di poter assistere a tutta la scena, come in un ideale collegamento televisivo, e quindi è padrona anche delle trasmissioni, insomma, via etere, a tutto il presepe come lo ideò San Francesco, misero il bambino, il bue, l'asinello, perché poi da lui, no? Ed è bello questo fatto, che mi colpisce sempre questo fatto. Quando San Francesco vedeva il bambino e pensava che Dio si era fatto un bambino, si leccava le labbra, cioè quasi sentiva il sapore, la sapienza, no? Spirituale. Anche noi dobbiamo gustare, ecco, le cose dello spirito. Dobbiamo capire oltre i gesti esteriori, oltre la scena esteriore, qual è il significato vero. È un Dio che si fa carne, si riveste della nostra nudità, della nostra povertà, si fa piccolo e poi si fa inchiodare a una croce, si fa sgozzare, macellare come un agnello. E il mistero dell'incarnazione, nei suoi due punti focali della povertà, del presepe e della carità del Calvario, dell'amore infinito del Calvario, ma è il mistero dell'incarnazione, cioè di un Dio fatto uomo veramente,
che si rende accessibile a noi nell'Eucaristia, il cuore del Francescanesimo. Allora ecco, preghiamo Santa Chiara che ci aiuti a vivere nella nostra condizione particolare, nel nostro stato particolare, il dono della povertà, cioè a capire che l'unica vera ricchezza della vita è Gesù Cristo, il Figlio di Dio e il Figlio di Maria. Così sia.